tutti, oggi vi voglio far vedere la dimensione della tecnica. Allora, vedete, sta rientrando l'indicatore, vediamo, questo è euro USD. Proviamo a fare un investimento di 60 secondi, lo voglio fare anche di 90, vediamo che succede. Allora, in questo caso la DX non era in trend, però l'indicatore del MACD sta rientrando. Vediamo se riusciamo a prendere queste due posizioni. Vediamo un poco. Ne ho fatto uno da 60 secondi e uno da 90 secondi. Vediamo. Vediamo che cosa sta facendo qui, sta scendendo giù il prezzo. Vedete, qua è rientrato il MACD. Non sapevo se sarei riuscita a trovare una situazione. Quindi, appena rientra o appena esce, vedete qui non ho fatto in tempo a prenderla. Avremo investito al rialzo. Qua è rientrato, investiamo al ribasso. Sta continuando ad andare al ribasso, la prima l'abbiamo presa, pure la seconda di 90 secondi la prendiamo. Ok, USD sta scendendo, vediamo un poco. GBP USD, facciamo un put di 90 secondi e ne proviamo uno di 60 pure, vediamo che succede. Allora, come vedete, qui è uscito il MACD, questa sta scendendo, le due medie mobili si trovano sopra qui, quindi stanno scendendo, dovrebbero andare bene. Vediamo un poco. Fatto da 1 minuto e da 90 secondi. La DX è a 24, sta risalendo. Quindi vediamo un poco come vanno a finire. Faccio vedere il grafico. Dunque, come vedete, le due medie passano sopra. Quando passano sopra la candela, la prossima candela sicuramente sarà anch'essa ribassista. Quindi vediamo quella 60 secondi è andata, quella a 90 penso che ce la facciamo. È andata pure questa. Come vedete, la DX è risalito e noi abbiamo preso qui. Abbiamo preso qui quando stava scendendo al ribasso.